Ora chiedo a Doriana Di Paolo, che è una laureanda in Green Economy e agroalimentari, ci parlerà di un'esperienza di Fruttagel. Prego. Salve a tutti, appunto sono Doriana Di Paolo e appunto sto svolgendo un lavoro di tesi in economia circolare in imprese agroalimentari e green economy, e quindi nel corso del mio studio ho avuto l'occasione di incontrare il dottor Di Paolo, che è appunto responsabile dello stabilimento di Larino di Fruttagel e che appunto oggi non può essere qui al tavolo per ragioni di salute, che mi ha autorizzato a appunto esporre il risultato dell'intervista che appunto vi ho sottoposto lo scorso dicembre. Presentandovi appunto Fruttagel, Fruttagel è una azienda, società cooperativa che nasce nel 94, composta da cooperative agricole, agroindustriali e dei servizi emiliano-romagnole. Infatti Fruttagel ha due stabilimenti, uno a Larino in provincia di Campobasso e l'altro ad Alfonsine di Ravenna. I due stabilimenti sono di dimensioni diverse e svolgono in parte produzioni diverse, e per quanto riguarda lo stabilimento di Larino, questo ha un numero di dipendenti che oscilla appunto tra i 14 e i 103, 14 fissi e 113 avventizi. E questo stabilimento, per appunto vedere la produzione, si occupa di ortaggi surgelati mediante tre linee del freddo, quindi si occupa di ortaggi a foglia, verdure grigliate e minestrone. Per cui in questo stabilimento si va sostanzialmente a lavare, separare e surgelare il prodotto, che poi verrà inviato allo stabilimento di Alfonsina, in cui appunto si procederà al confezionamento. Il sito nasce a Larino in quanto zona geograficamente strategica per le colture necessarie alla produzione, e appunto nella mia intervista al dottor Di Paolo mi sono soffermata maggiormente su quelle che sono le pratiche o le potenziali pratiche di economia circolare, soprattutto nel sito di Larino. Per quanto riguarda il sito di Larino, appunto vengono trasformate circa 30.000 tonnellate di ortaggi freschi in 20.000 tonnellate di ortaggi surgelati annui. Pertanto gli scarti riutilizzabili corrispondono circa 3.000 tonnellate annue, che fino allo scorso anno venivano impiegate per il 50% ad uso mangimistico dalle aziende zootecniche della zona con autorizzazione ASL, e per l'altro 50% per l'impianto biomasse. Ma appunto il dottor Di Paolo diceva che attualmente tali sottoprodotti vengono destinati specificatamente ad uso mangimistico nelle zone. L'azienda Fruttagel cede un contributo a tali appunto allevamenti, purché si rechino giornalmente nello stabilimento per ritirare questo sottoprodotto. Questo sottoprodotto viene impiegato ad uso mangimistico soprattutto negli allevamenti caprini, suini e di lumache e ovini. Per quanto riguarda invece quelli che sono i reflui, lo stabilimento di Larino processa tutti i reflui di produzione nel depuratore aziendale e scarica poi il chiarificato in acque superficiali. La gestione, mi diceva, che appunto la gestione dell'impianto avviene secondo procedure interne del sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001. Per quanto riguarda i fanghi di depurazione, ecco, l'argomento più complicato, in quanto i fanghi di depurazione sono appunto la frazione di materia solida che appunto viene rimossa e quindi che rimane successivamente a quelli che sono i processi di depurazione, quindi i processi biologici, meccanici e chimici, per rendere dunque le acque chiarificate. E l'azienda, nonostante abbia l'autorizzazione per lo spandimento in agricoltura, manca però di una rete intermediaria che sia fornita di quelli che sono per esempio i bacini di stoccaggio e che segua i tempi e le procedure con le aziende agricole per l'utilizzazione di questo sottoprodotto. Infatti il dottor Di Paolo asseriva quanto basterebbero 50 ettari per l'assorbimento totale del sottoprodotto, e dunque è immediato il confronto con l'altro stabilimento, che è appunto lo stabilimento di Alfonsine. In questo stabilimento i fanghi vengono consegnati direttamente ad un'impresa che ne gestisce l'uso con le aziende agricole, anche mediante delle figure specializzate intermedie che vadano a controllare e a determinare quello che poi sarà lo spandimento in agricoltura.
Pertanto, invece, attualmente i fanghi dello stabilimento di Larino vengono destinati ad impianti di compostaggio e per la maggior parte in Molise, per cui all'impianto di Montagano, che mi diceva ultimamente essere saturo o con qualche problema, per cui l'azienda si è dovuta spostare in altri impianti delle Marche, della Puglia, con notevoli incrementi del costo del trasporto, perché infatti mi parlava che si è passati dai 108 euro a 108 euro a tonnellata e 178 per arrivare appunto nelle regioni che hanno questi impianti, mentre ovviamente il costo di questi fanghi sostanzialmente dello stabilimento di Alfonsine è nettamente inferiore, infatti si parla quindi di 45 euro e quindi si arriva a quanto fosse importante andare a determinare delle soluzioni che appunto possano ovviare a tale problematiche. Però devo dire che nell'altro impianto, ovvero quello di Alfonsine, vi è un'altra pratica, possiamo dire, di economia circolare, che è quello dell'impianto di cogenerazione. La cogenerazione è il processo della produzione contemporanea di energia meccanica, solitamente trasformata in energia elettrica e di calore. E l'impianto di cogenerazione appunto installato, costituito in Fruttagel, è un impianto appunto costituito da due motori a gas metano, accoppiati ad altrettanti generatori elettrici e ad un generatore di vapore che produce vapore grazie ai fumi bollenti dei motori del cogeneratore. Sostanzialmente ottimizza l'efficienza energetica dello stabilimento, in quanto il rendimento della produzione combinata di energia elettrica e termica sotto forma di calore ed acqua calda ad alta temperatura è superiore rispetto a quella che sarebbe la produzione disgiunta. Quindi la realizzazione di questo impianto di cogenerazione nello stabilimento di Alfonsine, prima di tutto devo dire che è stato installato nello stabilimento di Alfonsine in quanto la maggiore produttività necessita di un maggiore approvvigionamento di quelle che sono le risorse, però diceva che insomma è in atto anche una procedura che forse costituirà anche l'installazione del cogeneratore nell'impianto di Larino. Comunque nell'impianto di Alfonsine questa cogenerazione ha determinato notevoli vantaggi, soprattutto in un minor prelievo dalla rete nazionale e produrre nel contempo parte del vapore necessario ai cicli produttivi, facendo sì che anche le caldaie della centrale elettrica possano complessivamente lavorare meno, recuperare calore per riscaldamento di acqua necessaria a processi ai fini di riscaldamento di uffici e locali. Dunque, concludendo, come diceva appunto nell'intervista, si diceva nell'intervista quanto fosse appunto quanto sia pregnante l'attività circolare, soprattutto nell'attività imprenditoriale, in termini di competitività. In quanto, guardando anche ai paesi europei, sostanzialmente sfruttano questa attività circolare in termini di competitività, in quanto la riutilizzazione di quelli che sono i sottoprodotti, quindi lo scambio, rendono queste aziende, soprattutto nel nord Europa, le più competitive sul mercato. Le difficoltà principali per l'implementazione di attività circolari in Molise risultano essere nella mancanza di professionalità alle quali affidarsi per mettere in atto queste metodologie e soprattutto nella difficoltà di consorziarsi tra le aziende per ovviare a tali problematiche. E l'Emilia Romagna è appunto la regione in cui vi è l'altro stabilimento, una regione che, come abbiamo detto finora, ha una legge regionale sull'economia circolare ed è una situazione molto diversa rispetto a quella molisana, in cui purtroppo mancano delle direzioni, ancora mancano delle direzioni in tal senso. Grazie.